Come comprimere un file, una cartella, un video, una foto, un'immagine, un PDF? Lo scopriamo in questo tutorial di oggi. Salve a tutti utenti di YouTube, da Narratore Italiano. Allora, sul mio desktop ho adibito una serie di file. Troviamo un PDF, infatti ti dirò in questo video di oggi come comprimere un PDF, come comprimere una cartella, come comprimere una foto, come comprimere un video, come comprimere questa directory, ma tutto quello che è possibile comprimere lo scopriamo, ripeto, in questo tutorial di oggi. Un tutorial che accorpa tutto, ok? Allora, per comprimere qualsiasi tipo di file o di cartella basta andare a utilizzare il web. Io preferisco la forma virtuale, meglio il web, per andare a comprimere tutto quello che è possibile comprimere utilizzando Windows. In particolare utilizzerò il sito easyzip.com. Eccolo qua. Il link del video, scusatemi, il link di questo sito lo troverete nella descrizione di questo video. easyzip.com/file-zip-online.html. A questo punto, essendo un'attività molto semplice, basta fare selezionare i file da archiviare, ci si clicca sopra e qui vado a archiviare, ad esempio, un PDF, ok? E faccio poi su comprimi file. A questo punto attendo in linea, ecco, il mio file è stato compresso, me l'ho scaricato. Adesso andate a vedere la differenza tra Pinocchio che pesava prima, pesava 322 kB, a Pinocchio adesso che pesa 245, è stato risparmiato lo spazio, che okay? È in formato zip. Doppio clic, vedi che ho davanti a me il file pinocchio.pdf compresso, ok? Ma lo stesso discorso è valido anche per una foto, per un'immagine, no? Cosa faccio quindi? Vado su comprimi, file, dopodiché mi appare questo riquadro, clicco su stesso file da convertire, conigli, una foto. Doppio clic sulla foto conigli, adesso vado a cliccare sulla scritta comprimi file. Aspetto qualche istante, clicco su salva il file PDF. Ho il mio bel PDF, eccolo qua, è il mio bel file zip, eccolo qua. 82 kB, la foto pesava rispetto a prima 83, vabbè, ho risparmiato 1 kB. Va bene? Molto semplice. Posso andare a comprimere anche una cartella, come si fa? Molto semplice, basta andare a cliccare su easyzip.com, cartella zip online, eccolo qua. Seleziono la cartella da comprimere, la vado a selezionare, carico la cartella e vado a fare carica. Ecco qua, cartella zip, aspetto qualche istante di tempo, clicco su salva il file in zip, ho il mio bel file in formato zip, ecco qua, con tutte le foto presenti all'interno, 4. E sono in totale 1, 2, 3, 4, sono 4 foto, esatto, perfetto. Posso anche andare a comprimere un video, che è questo qui, ho già realizzato poc'anzi. Video si chiama 63, pesa 2 MB. Vado sul sito sempre easyzip.com, seleziono il file da archiviare, ci clicco sopra. Desktop, seleziono il file, eccolo qua, video 63. Vado a fare comprimi il file. Ecco, adesso attendo in linea, poi faccio salva il file zip e ho ottenuto il risultato che volevo. Ecco qua, 2 MB. Non ho risparmiato tanto, però è sempre in formato zip. Vabbè? Tutta questa procedura è valida per ogni tipo di cosa, file zip, cartella, video, foto, musica MP3, video, tutto ciò. Tutto qualsiasi tipo di file può essere compreso utilizzando il web. Non vi piace questo video, questo sito? Bene. Andate sul web, scrivete comprimere un file online. Ecco qua, su Google. A questo punto, ecco qui. Vi si aprirà compress2go.com, ci cliccate sopra e andate a scegliere il video, la foto, quello che vi interessa comprimere. Nel mio caso farò comprimi video, ok? Scelgo file. Ecco qua, un video da me poc'anzi realizzato, l'ho caricato nel file, o meglio nel sito. E adesso vediamo che succede. Inizia e adesso va a elaborarmi il video che ho caricato pochi istanti fa di tempo. Aspetto qualche tempo a seconda della velocità della mia connessione. Ok, ecco qua, fatto download. E il mio video è stato, diciamo così, convertito. Va bene? Ci sono altri video, per esempio,
c'è anche comprimere PDF, insomma, basta andare su Google, scrivi comprimo file online. Vi uscirà un sacco di siti. Bene, il video tutorial di oggi termina qua. Iscriviti, commenta. Ciao a tutti, ciao.